Italia. Devo creare una canzone cercando le sillabe intonate al sibilo dell'aria immobile, al frangere dell'onda soffice, al tuono dei torrenti assolati, al movimento sinuoso dei cordi, al bardi delle non dimenticanze. Mi poggio sul cuscino e ti sento medicina, con la testa da occhi chiusi nel ricordo dei tuoi baci. Ma tu non ci sei più ed io non canto più, pensando sempre più, amore mio sei tu. Devo creare una canzone dalle notti tra chianti come, comunque capiti di la schiaffile per un volume spiedito come il tuono, con il mio sacco dalla cappellata, con il cuore ancora appassito, con dei giornali di tanto tempo fa. E
dirti di no. La 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 la. Can treat me like you.
Thank you.
Alberto Moe. Grazie. La signora Anna Russo mi leggerà. Vai Anita, vai. Oh, scusa, mi sento anche Alinio. Anita. Anita, ma che piacere. Ciao, ciao. Mamma mia. È pittata. Sì, un attimo solo che prendo. Sì, anch'io. E infatti, io sento anche a me, ho letto Anna. Siamo andati come noi. Ma io lo dirò chiaro. Prendo questa perché sì, bella, più grande, sì. Sì. Ma potrei avere anche io. Pittata di Vincenzo Tessonale. Gocce rugiate, canfon stasrata incantata, suono sonnata, lottata d'amore ombriata di te. Cora innamorata e la femmina con voce color romano. Pittata e la sera maggio e sospiri d'amore. Pittata di rosa rosso con mia passione. Pittata di ciura. E mano, pittate chi succeda, abbrammagate stella, a due luna s'affaccia e poi mi fa sonna abbracciato insieme a te. Grazie. Bravo Vincenzo. Bravo Vincenzo. Grazie. Lo devo a te. Bilanciamo questa ricordazione. Signore e signori, volevo dire una cosa. Prego. La signora Russo e Silvana Russo sono amici di Villa Ricca che frequentiamo un caffè con l'autore ogni mercoledì, incontro culturale a Gugò, un po' come Mancini che ama molto la cultura. A Villa Ricca noi ci riuniamo ogni mercoledì e ci incontriamo con amici che amano la cultura e le cose belle. Possiamo salutarci per questa serata che spero non vi abbia divertito, mi fa sempre piacere pensare qualcosa e niente, ringraziamo a casa della nostra nipote Parcoverde, ringraziamo l'Istituto Largo e abbiamo qui infatti le antologie da Ischia sempre poesia a disposizione di chi le vuole, che sono state sponsorizzate dall'Istituto Agostino Lauro e da Comune di Torre Nuova, con cui abbiamo fatto il gemellaggio. Spero che